Allora, volevo fare il video dei gommoni, materassi, ma era pieno di gente, quindi niente, ho deciso di non fare il video col col materassino, scusate, materassino. Siamo qui che praticamente è arrivata sera, a me ammazzato questa buca. È sera. E se sciala, se sciala, di gente ce n'è rimasta veramente poca. Bella fresca, e ci sarà, da quello che ho capito, ho visto un po' di gente con la tenda e probabilmente qualcuno ci campeggerà. Noi no, noi non ci campeggeremo, quindi attenzione, perché qui è vietato il campeggio. Mi sembra che l'anno scorso di Ferragosto, mi dicevo un ragazzo che hanno sequestrato tipo un centinaio, 110 tende. Quindi, a parte che non è Ferragosto ancora, siamo venerdì 13 di agosto, e comunque noi non ci campeggeremo. Quindi mi raccomando, qui è vietato campeggiare. Per quanto riguarda il tutto, il posto si è liberato, adesso praticamente ci siamo io e Davide, saranno una ventina di persone più o meno. C'è il chiosco lassù aperto fino alle 9:30, la cucina, ma probabilmente ci stanno di più. Sta venendo giù una scariolata di macchine che in teoria non ci possono venire, addirittura è venuto giù anche un camper che si è posizionato là, dove ci sono le luci, là. E vedi un'altra macchina che viene giù, ad una panda roscia, e niente, non ci si può, in teoria non ci si potrebbe manco venire giù con la macchina, però hanno detto che le telecamere non funzionano, quindi la gente fa un po' come il cacchio gli pare. Vabbè, nel frammentre volevo dire che oggi praticamente sono andato in acqua con, non mi sono portato la telecamera, ripeto, perché era pieno di gente. Ci sarà state 200 persone solo in questo pezzo qui, ecco, e in pratica non ho fatto niente, però ho visto una bella tinca, sarà stata un par di chili buoni, 2 chili, forse anche di più, però mi tengo basso, e stava più o meno, guarda qui gli aerei lassù, che fanno, semenene? Se casca niente il lago rido, io non ci vado a piagli. Facendo le giravolte, l'ho visto con la coda dell'occhio mentre stava a parlare. Comunque, dicevo, che cacchio stava lì? Non mi ricordo più. Dicevo che in teoria non ci si può venire giù con la macchina, ma visto che ci sono le telecamere spente, la gente fa un po' come cacchio gli pare. Che oggi ho visto una tinca, ecco, ero rimasto qui, che oggi ho visto una tinca di forse un paio di chili, forse più, più o meno in quel punto lì, perché praticamente succede questo. Tu bocchi in acqua qui, fai circa una ventina di metri, e poi va giù, bello bello fondo, bello ripido. Là, a 5-6 metri dalla boa rossa, io sono sicuro che era un cannò sott'acqua, un buco di un cannò con la canna, però non sono riuscito a vederlo bene perché sarà forno 5-6 metri, ero da per me, pesava un botto e dico vabbè, lo lascio lì. Quindi probabilmente lì c'è un cannò. E io credo che qui, in questo lago, allora,
La storia di questo lago non è bellissima. Ah, che cagata di cavallo. E lì dopo dice, devi pulire la cacca di cavallo. Ok, ma la cacca di cavallo no? Guarda che cagata qui. Non ho capito io. Guarda che cazzo di cagata. È sempre merda comunque, per quanto sia erbivoro, comunque è sempre merda. Qui è un bel posto, oggi c'erano i ragazzi con le amache. Ah, ma che amache, chiamatele come cacchio vuoi pare, ma che cazzo stai a dire? No, il posto è veramente merda, merita parecchio. C'è la signora là che sta a fare le foto ai fioli nudi, dice non vi toccate il pisellino, non vi toccate la patatina, fate vedere nelle foto pisellino e patatina. Ma vaffanculo, va, puretti, se questi secondi fanno un po' di vergogna, che cacchio. David, hai fatto il bagno chimico? A posto. Attente che lì c'è la cagata di cavallo. Eccolo, questo si va a fare il bagno, sa? Questo si va a fare il bagno, eccolo. Io dico, la cacca di cane bisogna piarla sulla cacca di cavallo, no? Cioè, proprio a bordo lago, non mi pare proprio il massimo, ecco. Comunque dicevo, la storia del suo lago che ci hanno raccontato oggi, perché avevo chiesto un po' di persone e soprattutto abbiamo trovato un signore abbastanza curioso che all'inizio ci ha detto che non era di qui e non sapeva niente. Poi, guarda, gli ho detto, guarda, era solo una domanda per sapere per la navetta. Poi ha cominciato a discorrere e ha detto che lui ha fatto, era uno di quelli che faceva gli impianti idrici per portare l'acqua da qui e da Bracciano. Ci ha spiegato che sia Bracciano che sul lago qui nell'86 erano completamente inquinati dagli agenti chimici che mettevano nei campi. Anche dalle fogne. Dalle fogne e via discorrendo. Il lago di Bracciano? Al lago di Bracciano dice che un 70-80% è stato tutto ripulito. Giusto? Quello che ha detto. Sì, sì. Qui invece la cosa è un po' più lunga, mi pare di aver capito. Anche se in realtà noi abbiamo fatto il bagno, l'acqua sembra, cioè io ho bevuto un po' di questo, un po' di quella, pare uguale, poi è trasparente, sembra. No, ok, però gli agenti però sì, chimici effettivamente tu non li vedi. Però probabilmente ci può essere questa discrepanza. Comunque abbiamo fatto il bagno, stiamo bene, le pelli è un po', vabbè, la mia è un po' secca, è un angolo del paradiso. È un angolo del paradiso. È un angolo del paradiso. C'era un sacco di topa. Tanta topa, ma tutta con i galletti a fianco. E Davide stamattina ci ha provato con questa qui, no? C'è il video, quindi per noi è passata una giornata di divertimento e di relax, esatto. Ma per loro è passati 10 minuti, quindi era bella sta ragazza, che poi le mi è incontrata quando siamo andati più alla navetta, che stava a piedi, quindi faceva trekking, da quello che ho capito, giusto? Giusto. Anche perché chi per lassù è bella impestata la strada. Quindi, niente. Adesso andiamo a prendere l'ultima navetta. Perché qui non si può campeggiare. E ritorneremo a domani mattina presto, verso, esatto, le 6 saremo qui. No, aspetta, c'è il bus navetta alle 9, alle 9, torna alle 9. Ah, alle 9. Ok, diciamo che in teoria dovremmo tornare alle 9, però ma noi ce la facciamo tutta a piedi. Ma dai, non potevi un po' passare le macchine, ci sarà 15 macchine. Cioè, quello là c'ha il camper, porco Dio, ha acceso tutta la luminaria. Che cazzo. Comunque posso lanciare un appello a tutti. Allora, il prossimo anno io e Luca vorremmo tornare in questo magnifico posto, ma vorremmo essere in compagnia di due belle ragazze per circa una settimana. Quindi se tra quelle che ci seguono, che seguono Mac Adventures, e ci tutti sono, maschi, ci fossero amiche di amiche, qualche volontaria, ovviamente dovevi prima superare la selezione, potrebbe vincere un viaggio solo andata
per il lago di Martignano, esatto. Non si sa come vieni, un po' il nostro compagno immagini in quadra che in che paradiso, cioè, si ritroverebbe paradiso terrestre, cioè guardate che roba, cioè, ce la devono solo da dopo per il resto allora, ok, quello però non si deve dire, non si deve dire, vabbè, guarda che paradiso, cioè vi facciamo da magnata, bevi, che cacchio volete, è da dormire, è da dormire pure. tutti gli uomini, porca puttana, che è meglio, pensa che è meglio, buongiorno per questo terzo giorno di vacanza, il cellulare è schioppato dato che non si può caricare niente, siamo nel quasi nulla, però ancora c'è un po' di civiltà. Ecco che il bronzo di Riacio ha fatto il bagno la mattina alle 7:30, perché adesso è le 7:50, ma lui è 20 minuti che sta lì. Il bronzo di Riacio. Che va visionando la ragazza che sta là, pia la tranquillità più che altro, perché il sole vabbè, più o meno, cioè adesso è quasi che sta spuntando. Oh bambini, no, dai, devo far vita al bronzo di Riacio. Niente, Gianni Bardasci mi ha toccato, stacca il video, ma il bronzo di Riacio stamattina no, non gliela fatta a colpire la sua preda. Qui dovremmo fare una serie di scuola di approccio. Ce lo pensavo. Porca troia! Non io, naturalmente il maestro è lui. Sì. Dovremmo fare una serie di scuola. Ecco che è partito. Quello che è partito. Mettete questo costume, andare in giro con i pipozzi di fuori, e che cacchio, se no non posso ripiare il maestro che va all'attacco. Il maestro che va all'attacco bisogna ripiarlo, dai su ragazzi, ok. Maestro che con nonchalance e il suo asciugamano giallo si fionda, no, sta tastando il terreno, vedete, con i piedi, guarda, scruta, niente, ha rinunciato? No, dai, non rinunciare. Zitto canide. Bobby, fantasia zero, cane Bobby, niente, ha rinunciato. No, dai, rinunciato, maestro, ma che cazzo mi combini? Hai detto che la lì, che se io vado a rompere i coglioni, magari gli mandano pure a fanculo. Qui c'è una bella arietta fresca stamattina, si sciola proprio. Ma se devo la cazzata che ci spara perché ha rinunciato. Ma quella sta lì perché non c'ha voglia di avere tutti dei coglioni, capito? Se te viva lì, ma che ti fa pure una scureggia in faccia. Allora maestro, niente, non c'è stato niente da fare. No, perché l'esperienza insegna che chi sta dormendo non gli
poi rompi coglioni. L'esperienza insegna che chi sta a dormire gli e poi rompe i coglioni. E questo è tutto. Cioè, questa è la legge base. Delle 7 e mezza. Eh? La perla di saggezza delle 7 e mezza. Delle 7 e mezza, quasi le 8. Manca 5 minuti. Cioè, ma questa è vera arte, vero. Saperci fa con le donne, cioè nel senso, questo non gli fa rompere i coglioni, hai capito? Adesso aspetta che io alle 9, 9 e mezza gli porto giù una pastarella per fargli fare colazione, giusto? Però questa è un'idea mia, vabbè. Se te darò percentuale. No, vabbè. La percentuale? Cioè, dire, te posso scegliere per primo che poi qual è? Una ce n'è, non è che ce n'è tante, che sceglio? Scegli per primo. Scegli il buco. Scegli il buco! Ok, quindi siete testimoni, io sono il primo a scegliere il buco giusto, cioè il buco giusto, il buco per me. Quindi, io prendo quello in alto, non è sufficiente. Ecco. Quello che dico è, non date a rompere i coglioni alla gente che dorme. Maestro. Così le reazioni avverse in questo caso potrebbero essere di qualsiasi genere. Quindi te c'hai avuto esperienze che sei andata a rompere i coglioni a una che dormiva? Sì, a uno e anche a mio fratello, insomma a gente che dormiva gli ho rotto i coglioni e a maggiori in Olanda nel 2003, non è stata mai belle esperienze, quindi gente che dorme. Non gli rompete le palle. E se ti potete avvicini, ti accuccioli, glielo fai sentire la presenza? non lo so. Dici? Potrebbe essere. Però sai, anche lì una sgomitata potrebbe essere. Ah, ecco. La reazione più istintiva. Cioè io se dormo e mi sento morire come costa, è la prima reazione. Invece Pasquale la prima reazione è andare a chiappare. Pasquale di Afterlife. Capito. Che se sente qualcosa. Ciao Pasquale. Tanto ci vedi. Se ci vedi, ciao Pasquale. Quindi niente. Reazione uguale e contraria. Tu gli fai sentire la presenza sotto e gli altri fa sentire la presenza sopra. Io ti dico sempre che è troppo presto per fare i video a st'ora. Dopo non vengono serie, non vengono. Ma è così che belli. Capito che ci si diverte. Stamattina la finanza è venuta a controllare Ubare. No, non ce l'hanno fatta perché noi non abbiamo montato le tende, quindi ribadiamo che non abbiamo assolutamente montato le tende. Abbiamo dormito su quel materassino lì? Sì, insieme, uno attaccato all'altro e lui stamattina gli ho fatto sentire la presenza. Siamo un po' niente, mi tocca buttare questo asciugamano, perché c'è la gente che ha tutti gli asciugamani viola, colpa di moda sta asciugamano viola, ecco perché me l'hai regalato. Io in realtà a mia volta le ho inculato mamma, quindi posto. C'è un asciugamano inculato. Poi ti dirò che sta biondo non è male per niente. Fisicamente gli dà. Che concordo. Faccio un po' così, ma fisicamente gli dà. Una tedesca che? Che hanno dormito in 5-6 in un canguro, io non so che cazzo ne hai fatto tu un canguro non dormire. Niente, tu sei sicuro che quella sta a dormire? Sì. Quella è stata tutta la notte in giro a sfumacchià, a cantare le canzoncine con la chitarra, a dire puttanate. Quando mi sono uscito qua sbagliato stava supina. Infatti lì ho perso la TV, gente. Stava supina? Cioè, stava a guardare verso il lago. Però ho detto, vado a prendere l'asciugamano per far più scena, per far vedere che c'era proprio freddo. Quindi tu quella era solo una tattica?
No, mi è venuto in mente mentre sto giro a farmi il bagno, mi è venuto in mente adesso scappo fuori io e c'ho freddo, però ho detto, sai che c'è? Io adesso vado più, lascio la mano e faccio vedere proprio dire che tremo. Invece tempo di un'istruzione girato, come sa di. Però in questa posizione ti ha mostrato le chiappe. E potrebbe essere un modo di approcciarsi. Dice, io ti mostro la mia mercanzia, tu mostrami la tua mercanzia. Capito? Potrebbe essere anche questo genere di approccio. Fidati d'orme. Perché non ai livelli tuoi, ma... Vabbè, adesso ai livelli miei. Fidati d'orme. Guarda che russi pure te, sa? Guarda che ti ho sentito stanotte. Adesso sicuramente io sono tornato dell'era glaciale, però pure tu russi, eh. Tanto più o meno tutti. Ma io sono forte il russo mio, eh. Oh, È forte il rosso mio. No, se c'hai i tappi per le orecchie o musica di gente a palla, no. È forte, eh? Vabbè. Allora, con lo scorcio mattutino delle 8:01 del lago di Martignano. Martignano. Vediamo nel saluto quelli stanotte ne trombato, può darsi, eh? Non lo so, perché lei è tutta roscia, può darsi pure che ieri si è scottata, non so, può essere. Puttana vacca! Tu che ti ha pizzicato? Una mosca cavallina? Sì, è 2-3 volte, ma gli fa una finaccia, sa. Vicino dell'altra orda e sei una mosca cavallina morta. Una mosca cavallina morta. Quindi niente, con il maestro che ci ha dato nuove indicazioni per quello che è riguardante l'approccio con l'altro, col gentil sesso, con l'altro sesso. Vediamo un appuntamento alla prossima puntata della rubrica Approcci del maestro Davide Domesi. Ci vediamo nel prossimo video. Saluta la gente. Ciao.